E sempre dalla 45esima edizione del Nautic Sud, siamo a bordo di uno dei più bei gommoni presentati qua al Nautic Sud, il President 12, Cristian Marine. Con me c'è Beppe, c'è Fabio, insomma un gommone che vi ha dato subito grande soddisfazione, perché anzitutto qua veramente c'era la fila per poter salire a bordo e vedere questa meraviglia che avete messo qua in esposizione, tra poco lo vedremo anche in mare. Sicuramente. Ecco, Beppe, un gommone che devo dire adesso, al di là dell'impatto visivo, il look è accattivante, molto bella l'estetica, però è un gommone che offre veramente tante soluzioni abitabili, sia per quanto riguarda la coperta all'esterno, poi c'è tutta la zona notte, insomma un gommone importante. Sì, in realtà abbiamo dato 4 posti letti molto comodi, con un divano trasformabile, quindi più uno. Un bagno con ampie dimensioni, una doccia, cabina doccia separata, difficile da trovare su queste dimensioni di battelli. Per arrivare a questi spazi bisogna andare ben oltre. Ecco, noi siamo saliti a bordo apposta per fare questa intervista perché davvero è un gommone importante, forse anche diventa difficile credere che questo è ancora un gommone, perché è una barca a tutti gli effetti con tutto quello che è il comfort di un'imbarcazione, però ha i tubolari, quindi è un gommone, natante tra l'altro, ancora un natante senza immatricolazione, è un gommone che ha dato soddisfazione. Ovviamente poi c'è là invece l'altra novità che riguarda sempre una novità presentata dal Nautic Sud, un'imbarcazione, il 34 Walkaround, una bella barca. Sì, un 34 come ben hai visto prima, con ampi spazi, walkaround, realmente walkaround da poppa verso prua, quindi vivibile a 360 gradi, ampi spazi esterni ed interni. Anche quella abbiamo 4 posto letti molto comodi, sempre un divano trasformabile, volendo abbiamo cucina interna e cucina esterna. Cristian Marine, insomma, una realtà importante che si sta facendo spazio sia nel mondo del gommonauti, sia nel mondo di chi ama invece un'imbarcazione. Voi vi siete presentati qua con due modelli nuovi da presentare al Nautic Sud, però la gamma è ampia, abbiamo visto che ci sono diverse dimensioni, riuscite a soddisfare un po' tutte le esigenze. Sì, in realtà disponiamo, non abbiamo portato tutta la nostra flotta, abbiamo anche un 6,70 m, walkaround piccolino. Stiamo progettando nuova imbarcazione, quindi faremo a breve un 8,90 m, sempre walkaround. Ugualmente per i gommoni faremo un 8 metri e se in progettazione un 15 metri. Insomma, avete capito, Cristian Marine, una realtà importante che sulla piazza di Napoli è già conosciutissimo, fortissimo, sta prendendo spazio un po' in tutta Italia, perché poi al Nautic Sud sono venuti davvero da tutta Italia, qualcuno addirittura da oltre confine, insomma una fiera, un salone che sta crescendo molto, che vi dà soddisfazione, che ormai è il terzo anno che abbiamo visto una crescita continua, quindi direi che oggi si può festeggiare, abbiamo visto prima, avete stappato le bottiglie, perché non soltanto avete fatto, siete contenti di quello che è stato il risultato ottenuto dalla Cristian Marine, ma anche tutto il Nautic Sud. Esatto, sì, il Nautic Sud ci ha dato una grossa risposta, anche se già lo sapevamo. Già abbiamo diversi battelli in ordine da consegnare e incrociamo le dita, speriamo bene di farcela. Ecco, poi ci sarà anche questa nuova, diciamo, esperienza, avete deciso di sponsorizzare poi una moto d'acqua che quest'anno correrà nel campionato italiano, quindi Cristian Marine sarà anche nel mondo delle competizioni, questo io lo sottolineo, è importante che queste aziende, oltre che concentrarsi su quello che sono gli sforzi per produrre tutto quello che vediamo qua, ci sia anche un sostegno verso questi giovani che hanno voglia di fare sport, e Cristian Marine è attento anche a questo, vicino ai giovani che vogliono, tra l'altro un team tutto napoletano vuole fare bella figura, voi l'avete sostenuto, auguriamoci che vi dia anche i risultati. A questo punto devono impegnarsi. Certo, sì, abbiamo 4 piloti campani e anche un bocca al lupo anche per loro. Io vi faccio i miei complimenti intanto per il President 12, perché lo dico, è veramente uno dei gommoni più belli che ho visto fino adesso, un gommone che offre l'eleganza, il prestigio, ma ha degli spazi che sono davvero molto vivibili. È difficile a volte riuscire a fare una cosa che l'impatto visivo è bello ma rimane funzionale, perché spesso quando poi il design esagera si va a penalizzare quello che è la funzionalità, mentre qua abbiamo visto da poppa a prua ci sono spazi vivibilissimi, le persone a bordo hanno tutto quello che serve per il comfort e poi lo vedremo navigare, questo dalla carena che si vede ha l'aria di essere anche cattivo. Allora, questo ti posso dire in anteprima che già l'abbiamo provato. Non in tua presenza. Di nascosto, esatto. Senza telecamere. Che dire di questo battello? 4,30 m di larghezza, quindi abbastanza ampio, non considerando i tubolari. 12 metri fuori tutta,
e con due motori Mercury da 350 cavalli siamo arrivati a spingerlo fino a 45 nodi. Un mezzo importante, come vedete, lo vedete dalle immagini, un mezzo che non nasce per correre, nasce soprattutto per offrire tutta la vivibilità sia di giorno che di notte, se poi vi regala anche 45 nodi. Insomma, direi che più di questo non si poteva chiedere. Cristian Marino ha fatto davvero qualcosa di bello, credo che le persone che sono passate l'hanno apprezzato e hanno fatto i complimenti, per cui iniziamo da lì, la soddisfazione è quella di sentirsi dire che siete stati bravi. Adesso ovviamente speriamo che il mercato poi premia anche tutti questi sforzi e quelle che voi state facendo per offrire questo ai diportisti. Quindi io vi faccio un in bocca al lupo e complimenti, perché avete dato una bella immagine a Nautic Sud di una nautica forte, una nautica campana che cresce moltissimo, che noi lo diciamo sempre, se riparte la nautica riparte da Napoli, quindi se parte Napoli parte tutta l'Italia. Sì, speriamo, grazie del tuo in bocca al lupo e speriamo di averci più spesso. Ci vediamo in mare, eh? Adesso io voglio provarlo il Presidente 12. Ciao, ciao Fabio. Ciao, grazie.